Un'iniziativa volta a promuovere il settore calzaturiero marchigiano e il territorio attraverso il progetto Influencer Marketing. È quello messo in campo dall'ATIM, Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche, in collaborazione con Asso Calzaturifici Italiani. Per 3 giorni, 7 influencer internazionali, 3 olandesi e 4 kazaki, sono stati ospiti nelle Marche per raccontare al mondo l'eccellenza artigianale della regione. Li abbiamo incontrati nella suggestiva ed elegante location di Villa Lattanzi, a Fermo, in occasione della cena di rappresentanza. Per cercare di risollevare un comparto importante come quello del calzaturiero moda, che sappiamo che è attualmente un po' in difficoltà, diciamo che gli interventi, le misure possono essere di diverso tenore e tipologia. E questa è una delle soluzioni, no, che possono appunto contribuire da questo punto di vista. Quindi che significa? Significa lavorare sull'incoming, ovvero far venire in questo caso degli influencer dall'Olanda e dal Kazakistan, ovviamente dei fashion influencer che conoscono la moda, vivono la moda e ovviamente sono attratti dalla moda italiana, e hanno fatto subito dopo il MICAM, in questi 3 giorni hanno visitato tutto il territorio, diverse aziende, ma hanno apprezzato anche quella che è la forza della nostra regione, ovvero la parte sicuramente manifatturiera, aziendale, legata proprio ai nostri prodotti dell'artigianato e dell'industria, però anche un bellissimo territorio fatto di magnifici paesaggi, borghi, del buon cibo, della grande accoglienza. Quindi sono tutte iniziative che la regione, in questo caso attraverso l'ATIM, sostiene quando appunto le proposte sono proposte intelligenti e valide come questa. L'incoming degli influencer, realizzato dopo la chiusura di MICAM e MIPEL a Milano, vede i partecipanti visitare i distretti di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, immergendosi nella tradizione e nell'innovazione delle aziende calzaturiere locali. Questa prima attività, che è stata fatta direttamente nella regione, è proprio la prosecuzione naturale di un'attività che va anche oltre l'evento fieristico, che comunque ha registrato sicuramente un'ottima performance, e di conseguenza questo ci stimola ancora di più a investire su iniziative che sono simili, che partono magari dal contenitore fieristico e vanno sul territorio. Le visite comprendono tour guidati all'interno dei laboratori e delle fabbriche, incontri con gli artigiani e designer locali e la possibilità di scoprire in prima persona il processo di creazione delle calzature di qualità che hanno reso le Marche famose in tutto il mondo. Abbiamo fatto venire nel nostro territorio questi influencer, sia olandesi che sia del Kazakistan, sono due paesi europei, che ci stanno, o asiatico, che ci stanno dando abbastanza soddisfazione in termini di numeri, perlomeno hanno segni positivi rispetto ad altri paesi che possono essere la Francia e la Germania. E dopo il MICAM, durante il MICAM si sono visti molti compratori del Kazakistan e anche diversi dell'Olanda, perciò è un'iniziativa adesso con questa promozione del territorio, della manifattura locale, è fatta in collaborazione con ATIM e con la Regione Marche insieme con Asso Calzaturifici, che speriamo porti ancora più frutti di quelli che abbiamo avuto finora. Il tentativo è quello di far vedere a queste persone, che poi ne influenzano tantissime, come si fa una scarpa, dove si vive, il racconto. Esatto, il racconto di un territorio, il racconto della nostra storia, da dove veniamo, dove vogliamo andare, dove cerchiamo di voler andare, perlomeno se resistiamo a tutte queste crisi che stanno passando. Da cosa sono colpiti principalmente? Gli piace tutto, non so da che parte cominciare, cioè gli piace tutto, cioè, io sono stato in Kazakistan, certamente l'Italia è 100.000 volte più bella, l'Olanda, l'Italia più, cioè, per me l'Italia è più bella di tutti, però sono paesi anche che hanno un loro perché. Comunque rimangono stupiti dalla storia, dalla cultura, da tutto, insomma, dal mangiare, dal bere. E dalla moda, da quello che sappiamo creare. Vabbè, quello ce l'abbiamo fatto venire apposta. L'arrivo del gruppo di influencer offre alle imprese del settore calzaturiero uno strumento di comunicazione e promozione importante. È l'occasione per una narrazione social del Made in Marche, che racconti qualità e storia delle aziende, coniugata con l'accoglienza straordinaria del territorio. Con questa iniziativa di incoming di influencer dai paesi del Kazakistan e dell'Olanda, proseguiamo l'attività di
promozione delle calzature made in Italy, made in Marche e anche del territorio, in modo da cercare di far capire ai consumatori il valore aggiunto che c'è nei nostri prodotti, i quali vengono realizzati dai nostri produttori, non solo, anche ispirandosi al territorio, quindi influenzati dalle nostre colline, dalle nostre montagne e dal mare. Presidente, MICAM terminato, momento complesso, però ci sono le sfide che gli imprenditori raccolgono e anche questa dell'incoming dà il senso di una continuità e di un voler esserci anche in momenti non semplici. Beh, assolutamente sì, cioè, un imprenditore non può, come dire, fare a meno di vivere queste situazioni, volute o non volute. E vivono di crisi oggi ormai gli imprenditori, perché da anni ce la portiamo dietro e queste crisi, insomma, fanno sì che la resilienza diventi primaria. Per quanto riguarda il MICAM possiamo dire questo: luce ed ombre. Alcune aziende sono partite con qualche dubbio ma sono tornate soddisfatte, altre partite con i dubbi e ritornate con i dubbi. Linea Pelle ha avuto un andamento sicuramente un po' migliore a detta degli operatori. Il momento che viviamo lo conosciamo benissimo, quindi è difficilissimo, specialmente per le filiere delle grandi firme che soffrono in maniera forte. Su quelle noi cerchiamo di intervenire con degli aiuti e vediamo se riusciamo a portarli a casa per calmierare la situazione. Dal MICAM però è venuta fuori anche qualche idea e qualche spunto di riflessione che io personalmente ho fatto, che è quello che in un mondo che cambia anche l'imprenditore deve cambiare e deve guardare in un'altra ottica. Noi siamo un territorio manifatturiero di eccellenza, sappiamo fare i prodotti, li sappiamo fare bene, del bello e ben fatto, e allora noi dobbiamo valorizzare quello che sappiamo fare, quindi confezionare bene i prodotti e aiutarli poi ad arrivare nei mercati, e questo evento di questa sera sicuramente può aiutare questa situazione. Perché? Perché il mondo del social, come dire, gli attori del mondo social sono gli influencer, e se riusciamo a cavalcare bene questa missione degli influencer sicuramente potremo portare alla ribalta questi prodotti. E la situazione, allora, da quello che ho visto, gli influencer hanno anche, come dire, abbracciato molto il territorio, e questo è positivo perché oggi la moda si lega molto al territorio. Legandosi al territorio significa che si porta avanti tutta, come dire, una missione allargata. Il nostro è bellissimo come territorio, hanno visitato Ascoli, Fermo e anche Macerata e sono rimasti entusiasti dai primi racconti. Sicuramente riusciremo, se siamo stati bravi, a fargli capire tutto quello che possiamo esprimere, potremmo raggiungere anche dei risultati interessanti. Bellezze non solo nei prodotti, ma anche dei paesaggi naturali del territorio da scoprire e, non a caso, immortalare. Sindaco, questa attività di incoming ha riguardato anche la città capoluogo di provincia e Fermo ha stupito queste persone per bellezza, quindi nel racconto di un'imprenditoria di successo ci sarà anche la città, un orgoglio. Allora sì, un orgoglio, ha beccato un giorno di pioggia come quelli di questi giorni qui, però fortunatamente Fermo ha dei bellissimi interni, no? A partire dal Teatro dell'Aquila, la Sala del Mappamondo, e poi abbiamo anche fatto visitare Fermotech, che è questa veramente questa particolare questo particolare consorzio tra le attività produttive e il comune e l'università per attività di ricerca che possano essere poi utili sul distretto e sul territorio. Questa iniziativa si inserisce nella politica regionale di supporto alle imprese nelle loro strategie aziendali di promozione internazionale, sfruttando le potenzialità dei social media e la capacità degli influencer di raggiungere un pubblico globale. Sentiamo qualche imprenditore. Allora, per quanto riguarda il MICAM, anche ascoltando un pochino insomma le voci dei colleghi, rispetto allo spirito con il quale si era partiti, c'è un pochino più di, non dico serenità, però insomma, quantomeno ecco, si è tirato un piccolo sospiro di sollievo rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali, insomma, in una situazione che è particolarmente tesa in modo oggettivo, un pochino per tutti. Queste iniziative sono sicuramente di supporto e sono un volano importante per far conoscere sia il territorio, ma anche appunto per consentire a realtà
medio-piccole come quelle che caratterizzano il nostro territorio di poter magari affacciarsi o iniziare ad approcciare certi tipi di mercati. E siamo stati contenti, insomma, delle visite di questi influencer anche nelle nostre aziende, perché comunque li abbiamo visti particolarmente interessati sia al mondo del fashion ma proprio anche alle realtà industriali del nostro territorio, per cui siamo sicuri che in qualche modo, insomma, poi riporteranno quello che un pochino gli abbiamo trasferito e raccontato poi a casa, tra virgolette, no? Da imprenditore, come si torna dal MICAM e come si leggono iniziative come questa? No, beh, un'iniziativa molto interessante e importante per promuovere tutto il territorio calzaturiero, Marche, Fermo, Ascoli, cioè Fermo, Ascoli, Macerata. Logicamente ritorno dal MICAM, ritorniamo dal MICAM difficile, perché la situazione globale, parliamo di globale, è veramente complicata, complessa. Ogni paese non vive una situazione serena, economica anche, però avere una regione che supporta così l'imprenditoria marchigiana, maceratese, fermano e Ascoli, sicuramente per noi è una fonte importante. Però diciamo che stiamo cavalcando delle onde molto burrascose, e sicuramente eventi come questi servono, aiutano, serviranno ancora di più, ma è importante che anche il territorio comprenda che la regione, che questa situazione che stiamo vivendo non è prevedibile, per cui le aziende sia dalla media, medio piccola, della grande, logicamente si trova in difficoltà e non si riescono a fare programmi per neanche a 6 mesi. Parliamo di programmi a 1 mese, 2 mesi, quindi la situazione è complicata, però logicamente quando un'azienda sa che comunque la regione è vicina, con eventi, con supporto per magari sponsorizzazioni per fiere all'estero, dà un contributo, sicuramente aiuta, però importante è anche strategicamente valutare meglio come agire sui mercati, perché ripeto, la situazione, noi come azienda lavoriamo più su diversi mercati, posso dire che non tipo? C'è tipo Germania, Austria, Svizzera, Giappone, ancora manteniamo un po' la Russia. Tutto questo rende anche il sell out nei negozi difficile, soprattutto in quelle zone, anche in Germania, che c'è stata una zona sud con le alluvioni, è stata una catastrofe tutto giugno e luglio, per cui è tutto, c'è un'incertezza globale. Il Giappone, per il cambio che è svalutato, quindi loro, anche il giapponese già è un imprenditore molto cauto, quindi quando vede poi che lo yen svaluta in confronto all'euro è ancora più cauto, per cui è tutto complicato, non c'è una zona, noi perlomeno dove lavoriamo noi, dove i mercati che serviamo noi, non posso dire che c'è una zona, una certa serenità. Grazie a questo incoming sarà possibile dare visibilità ai distretti calzaturieri di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata attraverso contenuti originali, foto, video e storie che verranno condivisi sui canali social. È stato super bello, sono arrivato subito dopo il MICAM e ho visto molte scarpe di ottima qualità. Noi in Olanda non abbiamo prodotti di così alta qualità ed è il motivo per cui compro in Italia e una delle ragioni per cui mi piace il vostro paese. Peccato per il brutto tempo di questi giorni, ma i posti sono meravigliosi. Я Жанна Ахметова, я из Казахстана. Sono Жанна Ахметова, sono influencer del Kazakistan. Partecipo nell'ambito del MICAM prima volta in questa delegazione. Ho visitato il MICAM per la prima volta. Mi ha colpito la grandezza della fiera, mi ha colpito quanti grandi player erano concentrati in un posto. E prima di tutto mi ha colpito l'accoglienza della parte italiana. Questo fa piacere, che noi abbiamo avuto sempre, ci siamo trovati molto bene sia a Milano per il MICAM che qui.